è facile trovare di tutto e di più. Ecco, allora la candidata, prima in inglese, poi in spagnolo, ci può spiegare il lavoro che ha fatto, poi farò qualche domandina. Prego. The topic this day is intends to examine is the dark web, which can be defined as a universe, parallel but not too much, evolving and always awake. This place is a crossroad of anonymity, crime, freedom of expression, protection of privacy, and also morally reprehensible act. The question that might be asked is, why is criminology concerned with the dark web? Criminology is multidisciplinary and interdisciplinary. Knowledge and skills of criminologists must be manifold, but above all, criminology studies man in his complexity. The factors to be analyzed are individual, social, and environmental. Because we study the dark web, which is a virtual place, but it has consequences in real life. Man seen as an individual and at the same time, nos hemos acercado al estudio de la dark web como si se tratase de un país objetivo, por lo que la aproximación a lo mismo se ha realizado también con las herramientas del analista de inteligencia. Y considerar la dark web como un lugar físico nos ha permitido reconocer los dominios a analizar e intersecar. En la dark web existen todas las dimensiones de los dominios primisi. La metodología del desarrollo de la tesis se basa en los conocimientos de la sociología, de la criminología, de la inteligencia y de la informática con elementos de inteligencia artificial. Además, ha sido fundamental el apoyo de fuentes abiertas como libros especializados. Allora, lo studio del dark web ci ha permesso di studiare anche ovviamente internet, che come tutte le rivoluzioni portano con sé ordine e disordine. Internet appunto ne è un esempio lapalissiano, così come anche il dark web. E il dark web effettivamente è una parte piccolissima di internet, ci immaginiamo, si usa come figura metaforica per descrivere internet un iceberg, dove la parte in superficie, che rappresenta circa il 6%, è il surface web, dove noi possiamo collegarci semplicemente con i motori di ricerca, dove ci sono tutti i siti indicizzati. Subito sotto il pelo dell'acqua, circa il 90%, è rappresentato dal deep web. Quando si sente la parola deep si può far credere che sia qualcosa di sinistro, ma in realtà non è così, perché ci sono semplicemente tutti quei siti a cui si accede con password, username, insomma autenticandosi, come possono essere siti a pagamento per leggere notizie, per vedere film, piuttosto che l'home banking stessa o la posta elettronica e anche i social. Poi c'è una piccolissima parte, che è circa il 4%, dove è la parte più oscura, è la parte più nascosta, che si chiama dark web. E per accedervi sono necessari dei software che abbiamo analizzato, perché per poter analizzare il dark web noi non abbiamo utilizzato solo degli strumenti informatici e tecnici, ma abbiamo utilizzato soprattutto la criminologia, che essendo multidisciplinare ci ha permesso di utilizzare tutti gli strumenti che nel corso di studi abbiamo imparato ad usare. Ad esempio, noi abbiamo utilizzato le lingue, perché è stato fondamentale l'inglese in questo caso, perché molti archivi erano in lingua. Abbiamo utilizzato l'intelligence, che potremmo definire militare, perché ci siamo approcciati in maniera innovativa al dark web, considerandolo un paese obiettivo, esattamente come fanno nel mondo militare, e abbiamo potuto riconoscere nel dark web il dominio politico, il dominio economico, militare, sociale, delle infrastrutture e delle informazioni. Abbiamo utilizzato anche quello che potremmo definire l'intelligence privata, la sicurezza aziendale, perché abbiamo visto come impatta questo dark web sulla società e sulle società, e abbiamo concluso che è impossibile eliminare il rischio e la minaccia se non solo mitigarla, esattamente come succede nel mondo reale. Ma soprattutto abbiamo utilizzato la criminologia. La criminologia, perché il fulcro principale del dark web è l'anonimato, che ha una dicotomia che potremmo definire congenita. Perché se da un lato l'anonimato del dark web consente agli attivisti politici, ai giornalisti
a quelli che hanno bisogno di questo anonimato per il bene. Accanto a questo lato positivo c'è il lato negativo, quello che la sociologia e la criminologia insegna, proprio il fatto che il dark web disumanizza l'uomo, e uomini che hanno poca personalità e che trovano il coraggio di fare azioni che deviso non farebbero mai, mentre nel dark web riescono a fare delle azioni aberranti. Appunto, come dicevo, per poter accedere al dark web sembrerebbe una cosa difficile, ma non lo è. Ci siamo posti una delle prime domande quando con il professore Fortunato abbiamo detto: come ci possiamo difendere? Non c'è un modo per difendersi, perché difendersi vorrebbe dire non collegarsi, ma è impossibile staccare le nostre vite da internet. Sicuramente dobbiamo prendere quello che è il buono del dark web. Ci siamo trovati di fronte a delle scene raccapriccianti, a dei siti veramente brutti che commettono crimini odiosi su bambini, animali, armi, droga. Ci sono persone che muoiono anche per le droghe sintetiche che vengono vendute, però dobbiamo cercare anche di guardare il bene, cioè pensare a quei paesi con la censura. Noi abbiamo fatto anche un'analisi sulle censure, ad esempio, che c'è in Turkmenistan, in Cina.